Sono collegato con Carmelo Costa di Musica da Bere. Buon pomeriggio, Carmelo. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ah, che bello! Allora, Messina finalmente potrà godere della data di Vasco Rossi. Beh, Messina si è un po' abituata a Vasco Rossi perché negli ultimi 15 anni in Sicilia, quando siamo riusciti a portarlo, è sempre venuto qua. Questo concerto è importante perché a 4 anni dall'ultimo Vasco Rossi, dopo 3 anni, praticamente 3 anni di chiusura di pandemia, 2 anni e mezzo abbondanti, segna il ritorno, fra virgolette, a quella normalità che abbiamo desiderato, agognato, Esatto. sperato per tanti anni. Senti Non c'è nessuna Carmelo, limitazione. no, ti voglio Dico, non c'è chiedere, nessuna limitazione, limitazioni, quindi sono siamo decadute anche le liberali. mascherine, esatto. All'aperto già da un mese, abbondante, e niente, ci saranno 40.000 splendidi 40.000 spettatori. ragazzi, wow. Senti, Abbiamo venduto. Dimmi, avete abbiamo venduto, venduto continua, continua. biglietti, ti dico una curiosità perché poi abbiamo venduto biglietti, pur essendo che Vasco in Italia fa parecchie date, no? Noi abbiamo venduto biglietti in tutta Italia e anche qualcuno all'estero, 181 all'estero, 400 Lombardia, 300 Emilia Romagna, 400 Piemonte, cioè 4.500 persone che vengono da oltre la Calabria, È con un numero 3.500 enorme. albergo nel territorio prenotato. Considerando poi tutto l'indotto, ristoranti, alberghi, transfert, biglietti aerei e tutto quello che ne consegue. Ti faccio vedere una cosa che certamente avrai già visto sul profilo Facebook di Vasco Rossi, che conta appena 4 milioni e passa di followers. Vasco stamattina ha pubblicato un video, eccolo qua, e dice: Sicilia di donne di sole, e fa vedere le immagini del San Filippo Neri che si prepara in festa. E poi racconta un aneddoto di lui e di un suo caro amico che partirono da Zocca per venire in vacanza in Sicilia, e racconta in questo lungo post che praticamente dopo 4 giorni finirono i soldi perché sì, insomma, ecco, vabbè. E poi racconta che nel 99 inaugurò il velodromo Paolo Borsellino nel quartiere dello L'ho Zen. fatto io. Beh, chi poteva farlo se non tu? L'abbiamo inaugurato insieme, quello su un altro film, come si dice, perché tutti ci dicevano: ma siete pazzi, allo Zen, una cosa. Non solo lo Esatto. inaugurammo, ma io ricordo molto bene che in quell'occasione lui andò, che non ne fa mai per i motivi, cioè, diciamo, non è molto predisposto a fare questo. Andò a fare una manifestazione collaterale proprio dentro lo Zen, in una scuola di bambini, e fu veramente una cosa incredibile. Abbiamo inaugurato il velodromo e fu all'epoca il debutto del suo tour, quindi Come stette no? qua una settimana. Diversi giorni. E fu Peraltro una lui. bella cosa. Peccato che poi il velodromo negli anni successivi si è reso non più adatto a fare concerti. Senti, da 1 a 10 quanto è stata dura tornare dopo 2 anni? Tanto, tanto perché dicevo a dei tuoi colleghi non più tardi di ieri, siamo anche i miei collaboratori, come un atleta che va alle Olimpiadi senza avere fatto né ritiro né allenamento, cioè uno va alle Olimpiadi dopo 2 anni che è fermo. È un parallelo, ma è questo, siamo un po' arrugginiti, però stiamo dando veramente il massimo e domani sarà una serata bellissima. Domani è una grande festa. Senti, c'è qui con me in studio Francesco Cascio, che tu conosci perché ha ricoperto il ruolo da assessore regionale al turismo, allo Come sport no? e allo spettacolo. Ti faccio dare un Ciao saluto da Francesco! Francesco. Ciao Carmelo! Spero che la tua attività si possa riprendere dopo 2 anni di agonia. Avendo Infatti, fatto. speriamo, Quando tu parlavi di speriamo. dati Ogni poco inizio è fa, buono, perché. 400.000, beh, insomma, vai. 400.000, scusa? No, i numeri di Vasco che leggevo in. Ah, 40.000. 40.000, scusa, non leggevo 400.000 con i numeri del Circo Massimo e così via. Cioè, stiamo parlando di un artista che No, fa sono numeri. Porca quasi 700.000 in tutti i dati. miseria. No, Vabbè, mentre che parlavi dicevi? tu dei dati della vendita di biglietti fuori alla Sicilia, dei 4.500 biglietti venduti fuori alla Sicilia, pensavo ai nostri tempi quando facevamo i cartelloni allungando la stagione estiva quanto più possibile, proprio per destagionalizzare, per consentire come dire, l'incoming dei turisti attraendoli con le manifestazioni, con gli spettacoli insomma, che organizzavamo insieme in quegli anni. Anni belli, se non ricordo Però male. ancora,
Ancora oggi tu sai che nell'assessorato regionale al turismo ci sono gli obiettivi e ci sono i vari segmenti di turismo, no? C'è il turismo religioso, il turismo da congressuale, che sono quei documenti che l'assessorato prepara a inizio anno per poi poter. La Sicilia è una delle poche regioni oggi, mentre stiamo parlando, in Italia dove non esiste il turismo, il segmento turismo da eventi musicali. Mentre stiamo parlando, e che è superiore agli altri segmenti di turismo normalmente copiati. Sì. Speriamo che prima o poi venga inserito. Sì. No, peraltro tu parli di questo, ma insomma Palermo non ha un luogo dove poter fare i concerti e quindi dobbiamo venire a Messina o non so bene dove. Senti Carmelo, prima di lasciarti, allora lo ricordiamo, 40.000 paganti, Vasco, musica da bere è sempre protagonista. Io per questo ti ringrazio in nome dei tanti siciliani, perché so quanto è faticoso fare il tuo mestiere e con quante difficoltà lo fai. Quindi bravo Carmelo, veramente di cuore, te lo meriti tutto. Grazie. Anche perché poi c'è Ben Harper, che se non ricordo male, a Taormina. Ben Harper, che non ha chiaramente questi numeri. Diciamo che quest'anno sto facendo forse il più grosso Vasco e il più prestigioso. Che sì. Ben Harper ha un pubblico chiaramente di nicchia, ma forse è l'artista più prestigioso che viene al Teatro Antico quest'estate. Tra l'altro fra i vari open act, i supporter, cioè quegli artisti un po' minori che cantano prima di lui, c'è anche la catanese Roberta Finocchiaro, che è stata scelta personalmente da lui. Bravo, artista straordinario. Sarà un altro evento importante, di grande prestigio, pure lì abbiamo venduto, non questi numeri, 2 mesi prima 2.500 biglietti, su 2.500 c'erano 1.000 venduti sopra Roma. Quindi gente che viene per notta, tutta gente che viene per notta, mangia, eccetera. Ancora una volta il discorso di prima. Faccio il tifo per te, Vasco, e questo signore qui che vedete accanto a me, perché è tutto merito suo se possiamo ancora avere concerti di questa levatura. Dio ti benedica. Grazie, Carmelo, Vasco. Ciao! Ciao, a presto, grazie mille. Ciao Carmelo. Allora, noi, come vi dicevo... Grazie mille. Allora, come dicevo prima, nell'anteprima del telegiornale Video Regione, siamo in diretta anche su blogsicilia.it, sui nostri social, abbiamo ampiamente raccontato le elezioni di La Galla. Adesso tocca parlare con la Palermo che verrà e con i consiglieri comunali, e parleremo con loro, faremo un po' di riflessioni sulla Palermo che verrà. Allora, la Palermo che verrà, abbiamo votato, diamo la grafica di come sarà distribuito il Consiglio Comunale, eccolo qua. Questa è la composizione del prossimo Consiglio Comunale, dal 2022 al 2027. 24 seggi assegnati automaticamente alle liste della coalizione che sostiene il sindaco vincente, quindi Roberto La Galla, che hanno superato il 5%. Un seggio assegnato automaticamente al candidato sindaco, risultato secondo, e poi 15 seggi assegnati tra tutte le altre liste che hanno superato il 5%. Quindi Forza Italia 7 poltrone, Fratelli d'Italia 6, Lavoriamo per Palermo 5, DC 3, Prima l'Italia 3, Miceli 1, parliamo del candidato sindaco Miceli, il Partito Democratico 5, il Movimento 5 Stelle 3, Progetto Palermo 3, Azione più Europa 4, capitanati da Fabrizio Ferrandelli. Buon pomeriggio a Francesco Cascio, designato vice sindaco al Comune di Palermo, che debutta in questa nuova versione di Casa Vignutella. Ci siamo visti in collegamento durante il periodo pandemico, se ti ricordi. Sì, per parlare di Covid. Perché tu eri a Lampedusa a fare i vaccini, designato. Esperienza pazzesca. Sì, un'esperienza, devo dire, traumatizzante. Però mi ha dato una bella, insomma, una bella spinta nel percorso di crescita professionale, individuale, umana, insomma, è stata una bella esperienza. Il più votato nel Partito Democratico è stato Carmelo Miceli, che è qui con noi. Ciao Carmelo, buon pomeriggio. Grazie per... Gongoli, Non pienamente. Quanti voti? 2064. Collegata con noi anche la dottoressa Nuccia Albano, nuovo consigliere comunale della Nuova Democrazia Cristiana. Nuccia, buon pomeriggio. Buonasera, ma io non sono tra i consiglieri comunali. Lo so, infatti volevo dire che comunque hai partecipato alla gara.
Perfetto, sì sì. E però non ti è andata malissimo, quanti voti hai preso tu? Assolutamente no, sono veramente soddisfatta perché io non sono un politico e mi sono affacciata 3 mesi fa a questa nuova esperienza. Sì. Ho raggiunto quasi 1000 voti. Buttali via. È stato inutile, ho dato un buon sostegno al partito e sono riuscito allo sbarramento e ad avere i consiglieri comunali, però non sono tra i 3 eletti. No, lo sapevamo. No, ci tenevo a dire che comunque è giusto anche sentire chi comunque si è misurato in questa competizione, no? Perché la Palermo che verrà è fatta anche da gente come te che comunque ha messo la faccia e che poi parteciperà alla vita della città. Se c'è uno invece che non lo schiodate da lì, manco con le bombe atomiche, Giulio Tantillo di Forza Italia, alla sua 5ª consigliatura. E se la matematica non è un'opinione, 5x5 fa 25. Vabbè, 25 anni che ha settato da rientro. Ma è sempre lo stesso. È sempre uguale, però. È sempre uguale. Giulio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Continueremo così. È arrivato così 25 anni fa, è sempre uguale. È cambiato voi niente. Voi dite? Io lo trovo invece ringiovanito più che invecchiato. Vabbè, buon pomeriggio a Ugo Forello di Più Europa Azione che è collegato con noi. Ciao Ugo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Grazie per essere con noi. Senti Ugo, lo possiamo dire, anche il dato della vostra lista di Fabrizio Ferrandelli è un buonissimo dato, Beh, secondo me è proprio un dato straordinario. Noi sono d'accordo. Avevamo sostanzialmente una lista in appoggio di rilievo e abbiamo raggiunto un risultato sia per Fabrizio Ferrandelli come candidato sindaco, sia per la lista di Più Europa e Azione, dove io e Giulia abbiamo partecipato da indipendenti, devo dire veramente di rilievo. Sì, sia tu che Giulia avete preso tanti voti, complimenti, bravi davvero. Non vi sento. No, dicevo, ti facevo un complimento, dicevo che sia tu che la Giraffi avete preso tanti voti, ti facevo i complimenti. Non ci sento grazie, più. Grazie. Come voi sapete, noi non avevamo dietro nessuna struttura di partiti, abbiamo fatto una campagna elettorale in tandem, soprattutto sulla base di quello che abbiamo raccolto in questi ultimi 5 anni di istituzione. E i cittadini lo hanno riconosciuto e ci hanno premiato e di questo quindi noi siamo onorati certamente. Sì, allora prima di vedere la scheda di Piero Messina volevo fare una riflessione, ne approfitto insomma perché conosco in qualche maniera singolarmente ognuno di voi. Proprio stamattina peraltro sentivo un tuo passaggio su Radio Time in cui tu parlavi del bene comune. Qui oggi sono rappresentati Francesco Cascio, che è designato vice sindaco, salvo imprevisti. Questo diciamo, lo deciderà il sindaco settimana prossima. Diciamo, l'ipotesi ovviamente è quella. Nella convention che ho condotto venerdì scorso, della chiusura della campagna elettorale, eri designato a quel momento lì, sei il vice sindaco. Sì. Cioè, ragioniamo tu sei il vice sindaco di Palermo. Le dinamiche della politica sono dinamiche. Esatto. Abbiamo Ugo Forello che è all'opposizione, Carmelo che è all'opposizione, poi c'è Tantillo che appunto è nella maggioranza e Nuccio Albano che rappresenta un partito che è nella maggioranza. Ecco, la prima cosa che vi chiedo e poi vediamo la scheda è: possiamo ragionare per una volta senza immaginare di appartenere all'opposizione? Cioè, l'opposizione deve fare il suo lavoro da oppositore, io lo capisco questo, perché altrimenti non... Però se una cosa che uno propone è giusta ed è per il bene della città, io mi toglierei proprio la casacca da oppositore. Ci sono una serie di cose che ora vediamo nella scheda di Piero che vanno fatte subito. Io lancio questa riflessione, vediamo la scheda di Piero e cominciamo ad argomentare, se siete d'accordo. Prego, Piero Messina in casa Minutella. Missione compiuta, anzi, da completare. Così Le Luca Orlando, con uno simbolo ad effetto, ha salutato la città alla fine del suo mandato. Una stagione si è chiusa e adesso inizia l'era alla galla. Diciamoci la verità, è proprio quel completare, sussurrato da Orlando, che fa venire i brividi. La missione di La Galla appare perciò quasi come una missione impossibile. Vediamo quali sono le principali criticità che dovrà affrontare il nuovo sindaco di Palermo. In cima alla lista c'è ovviamente la tenuta finanziaria del Comune di Palermo. È appesa a un filo.
Siamo sommersi da una montagna di debiti e da un altrettanto imbarazzante tesoretto di crediti non riscossi. Il comune targato Orlando si è visto bocciare la manovra di riequilibrio presentata al governo nazionale. Forse è un bene. Quel piano prevedeva un intervento statale di 180 milioni di euro da spalmare in 20 anni. Quindi, conti alla mano, per ottenere soltanto 9 milioni di euro l'anno, i palermitani si sarebbero visti raddoppiare l'addizionale IRPEF. In pratica avrebbero pagato sempre gli stessi. La Galla aveva bollato come iniquo quel piano firmato da Orlando e sa benissimo quanto grave sia la situazione. Nella prima conferenza stampa post vittoria ha chiarito che la messa in sicurezza dei conti del comune è una priorità assoluta, il punto da cui partire. Bisogna però capire cosa fare. Si iscriverà un altro piano di riequilibrio a concordare con Roma, magari sul modello di Napoli che da Palazzo Chigi ha ottenuto più di 1 miliardo di euro? O si dovrà dichiarare il dissesto e ripartire da zero come ha suggerito la deputata dei Fratelli d'Italia Carolina Varchi? Il dissesto va dichiarato subito. Ovviamente so che l'amministrazione poi si potrà occupare della spesa corrente e basta, però il dissesto è necessario dichiararlo ora senza infingimenti. Insomma, all'interno della maggioranza che sostiene la Galla ci sono idee diverse. Secondo nodo a risolvere, la questione dell'emergenza cimiteriale. Una figuraccia a livello planetario. Nonostante i buoni propositi e i tentativi di mettere mano al dossier, ancora oggi un migliaio di bare sono accatastate al cimitero dei Rotoli in attesa di sepoltura. Una vergogna nazionale. Quale soluzione propone il nuovo sindaco? D'emergenza in emergenza, arriviamo alla questione dei rifiuti. A Bellolampo giacciono 180.000 tonnellate di rifiuti. La situazione si potrebbe sbloccare rapidamente con le ordinanze di protezione civile e con l'avvio della settima vasca. Il tutto potrebbe essere operativo già da fine luglio. Secondo il presidente del RAP Girolamo Caruso, questi provvedimenti daranno 4 anni di tempo alla città di Palermo per risolvere i problemi. Ma bisogna rafforzare la raccolta differenziata e probabilmente servirà un termoutilizzatore. Cosa farà la Galla? E che fine farà il presidente della RAP Girolamo Caruso? Verrà confermato o sarà sacrificato sull'altare dello spoil system? Andiamo avanti, anzi, mettiamoci in coda, perché c'è una cosa che ha fatto impazzire palermitani nell'ultimo anno e risponde al nome di Ponte Corleone. Come intende risolvere questa vicenda la nuova amministrazione? Sempre in tema di traffico e mobilità bisogna capire quale destino avranno le linee del tram. Proprio a Casa Minutella, qualche mese fa, il nuovo sindaco aveva accennato all'idea di completare le linee del tram già in funzione, ma si era dichiarato contrario alle rotaie in via Libertà. Per il centro città la Galla pensa a soluzioni high-tech ed ecologiche. Cosa succederà poi nelle periferie che negli anni hanno subito un drastico taglio dei collegamenti degli autobus? Da sempre, poi, Palermo è una città che ha fame di lavoro. Il comune ha imbarcato negli anni un esercito di precari. Sì, quelli che chiamavano Orlando Upapà. In una città dove 63.000 famiglie vanno avanti grazie al reddito di cittadinanza, il lavoro è un'emergenza cronicizzata. Insomma, non fa più notizia. Come non merita più un titolo neanche l'emorragia dei giovani. Scappano da Palermo per cercare un lavoro. Che risposte potrà dare la Galla ai NET e alla platea di over 50 che cercano lavoro? Ragionando su Palermo, infine, si può compilare un pamphlet di disastri piccoli e grandi. Gli uffici comunali che funzionano a singhiozzo, i tempi biblici per far partire le imprese. E andando sul tema del sociale, cosa dire della totale assenza di asili nido, di servizi erogati col contagocce, delle società sportive che non hanno spazio dove allenarsi? Ci sarebbe da parlare anche di inclusione, di diritti dei giovani e delle donne, di società, insomma. E di lotta alla mafia, nervo scoperto di questa orribile campagna elettorale. Palermo, non nascondiamolo, è una città in ginocchio. È un animale morente allo stremo delle forze e delle risorse. Roberto La Galla sarà in grado di affrontare il peso di questa sfida? Che risposte saprà dare anche a quel 60% di elettori che ha disertato le urne? E non veniteci a dire che non hanno votato per gridare Forza Palermo. Beh, allora, c'è tanto a cui dare delle risposte. Io partirei, se gli altri ospiti me lo permettono, dal più longevo. Perché insomma, 25 anni, 20, perché questi 5 li devi ancora fare. Giulio, tu sei stato lì sia da oppositore che da maggioranza. La città che è stata consegnata ai palermitani dopo queste tornate elettorali è in ginocchio. Tu, nel bene o nel male, sei stato protagonista. Il consigliere comunale di per sé non ha grandissime, come dire, possibilità, però è anche vero che insomma, 20 anni te li sei fatti e quindi anche tu sei più o meno responsabile, perdonami. Prego. Proprio responsabile non direi, perché quando abbiamo finito l'era Cammarata, in cui io ero in maggioranza, noi abbiamo consegnato all'amministrazione Orlando, abbiamo consegnato una città che aveva i conti in ordine, anzi abbiamo consegnato un bilancio col segno più. Credo di essere, che noi eravamo responsabili di nulla, e questo è quello che abbiamo consegnato. Poco fa qui sul servizio degli impianti sportivi,
siamo andati a vedere quello come erano 10 anni, non erano così. In tale verità ricorderanno che era tangibile come la situazione. Poi lo stesso vale per quanto concerne e forse peggio voler urlare, il stesso discorso vale, voglio ricordare che allora si era parlato di un sistema diverso anche per la raccolta, poi non se ne è fatto niente. La vicenda del cimitero è emblematica, voglio ricordare sempre che alla fine dell'era Cammarata, proprio alla fine, si votò la delibera del cimitero di Ciaculli. Ora io non entro nel merito di quella delibera perché c'è stato qualcosa che non quadro, però una cosa è certa. E si è insediato poi l'amministrazione Orlando, in 10 anni non è stato fatto nulla sulla vicenda cimitero, nulla. Quindi questo è quello che vedo, consigliere della città, per non parlare la situazione del traffico consegnato all'assessore Catania, e sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto l'assessore, cioè il malcontento è proprio quello che i cittadini hanno registrato di più. Quindi questo è, io posso dire, certo. Poi parleremo magari alla seconda domanda, quali potrebbero essere come le varie soluzioni, ma alla domanda 2 devo rispondere così. Non ci sono, certamente l'opposizione ha alcune responsabilità, infatti io dico che per poter ripartire adesso serve qualcosa di diverso, bisogna cambiare passo, non serve più questa lite maggioranza opposizione, ma mettere su, o almeno ascoltare quello che dicono i vari consiglieri, maggioranza, opposizione, le idee ci sono. Io per esempio sul piano di riequilibrio ultimamente la penso come la pensa il collega Forello, perché lui aveva portato una delibera che io non lo sapevo, ma la pensavo di fatto come lui quando ho visto che si poteva arrivare a questo, ma di questo serve forse un confronto anche con sicuramente col nuovo sindaco, vedere che cosa vorrà portare avanti e poi discuterne su questo, quindi discutere con tutti. Questa è la nuova ricetta, discutere con tutti. Carmelo, discutere con tutti e poi andiamo agli altri ospiti. No, per carità, io credo che ci siano alcune emergenze, quelle che abbiamo visto in premessa, nel servizio d'apertura, che sono sotto gli occhi di tutti e che vanno affrontate con la responsabilità e la consapevolezza di dover fare tutti uno sforzo per aiutare la città. Io credo che su alcune esigenze venga prima la città e poi vengano le appartenenze, le bandierine. Certo, senza sconti. È chiaro che se io sento dire al consigliere Tantillo che per esempio sull'impiantistica sportiva hanno lasciato tutto in ordine, mi duole dover ricordare a Tantillo che l'emblema dell'impianto distrutto e abbandonato, il palazzetto, cominciò il suo declino proprio nell'era Cammarata, con il sequestro del palazzetto documentabile avvenuto in era Cammarata, mentre i dipendenti se la scialacquavano al porto. Dico. Quindi io sarei prudente e parlerei più del futuro. Parliamo del futuro, vi prego. Sul futuro io sono d'accordissimo, sul futuro, se posso, prego, sul futuro dissesto finanziario, sì. Dissesto funzionale, emergenza cimiteriale, rifiuti e traffico. Il traffico, mobilità sostenibile, sono cose che secondo me andrebbero affrontate in maniera trasversale e orizzontale. Nuovo consigliere comunale di opposizione, la disponibilità a un ragionamento. Sì, però ecco, Piero valutava l'ipotesi di andare al governo nazionale a chiedere soldi. In questo momento c'è un governo, chiamiamolo, trasversale, qual è il termine più giusto? Che tu, peraltro, lo ricordiamo, sei parlamentare, certo, del partito. Cioè, ecco, se la galla venisse da te, non credo succederà mai, però ragioniamo per fantapolitica e dice: senti, Michele, noi dobbiamo da chiedere i soldi a Draghi, tu sei del PD, il PD ha una buona fetta di di sostegno a Draghi, ce la dai una mano? Tu che fai? Ma io, quando si è parlamentari della Repubblica, non si è parlamentari per rappresentare solo ed esclusivamente un partito, sì, o chi appartiene a quel partito, lo sì, si è per rappresentare l'Italia intera e soprattutto i territori da cui si proviene. Io mi sono adoperato da quando sono parlamentare per qualsiasi sindaco, senza mai guardare le appartenenze. Figurarsi se non ho voglia e la disponibilità di farlo per il sindaco della mia città. Anzi, io ho voluto connotare la mia candidatura al Consiglio Comunale proprio con la peculiarità della doppia appartenenza all'assise consigliare e all'assise parlamentare, per poter essere, e mi auguro che anzi il professor La Galla voglia
fare affidamento sui parlamentari palermitani presenti alla, sia alla Camera che al Senato, per poter avere un aiuto in più, per sì. poter dare una marcia in più. Noi dovremmo imparare a essere prima palermitani, poi siciliani e poi a dividerci. Lo fanno gli emiliani, lo fanno i veneti, lo hanno fatto i campani, lo hanno fatto i pugliesi, che hanno fatto rinascere in particolare gli ultimi due, sia la Puglia che la Campania, dovremmo imparare sì. a farlo anche noi. Sì, Francesco, che dici? No, la penso esattamente come Carmelo, nel senso che una città nelle condizioni in cui, che si trova nelle condizioni in cui si trova Palermo, ha bisogno di uno sforzo corale e collegiale che prescinde dalle appartenenze politiche. Credo che i primi 100 giorni, forse per Palermo i primi 6 mesi, oserei dire, dovranno essere utilizzati per affrontare queste emergenze che sono state descritte in maniera drammatica in questa scheda, diciamo, riassuntiva. La prima emergenza, che poi è quella che in qualche modo la Galla negli ultimi giorni di campagna elettorale ha anche fatto come sua prima emergenza, è quella del risanamento dei conti economici. Ma prima del risanamento dei conti economici bisogna avere chiarezza dei conti economici, perché in effetti il reale, diciamo, buco nel bilancio del comune e delle partecipate non è a conoscenza né della città né, credo, dei politici e dei nuovi consigli comunali. Per cui la prima operazione che il nuovo sindaco dovrà fare sarà chiudersi col ragioniere generale in ragioneria al comune e capire esattamente di cosa stiamo parlando. Dopodiché, grazie all'aiuto anche di gente come Carmelo, che è vero che è consigliere comunale all'opposizione, ma fa parte certo. di un partito che è al governo con Draghi, partito del quale faccio parte anch'io, partito del quale il sindaco La Galla è in una condizione, da questo punto di vista, privilegiata, nel senso che ha una coalizione che lo ha eletto, che è rappresentata all'interno del governo nazionale, nella fattispecie con Forza Italia e Lega, due forze di prima levatura all'interno del governo Draghi, e ha all'interno dell'opposizione gente come Carmelo Miceli, che è parlamentare del PD, che è una forza che ha al governo Draghi con un ruolo da protagonista. Per cui credo che sia, tra l'altro, il profilo anche caratteriale del nuovo sindaco La Galla è un profilo che da questo punto di vista è fortemente positivo, nel senso che è una persona molto morbida, molto accomodante, molto portata al dialogo e al compromesso nella migliore accezione del termine, sì. compromesso in positivo, sì. alla mediazione. Sì. Non è uno spigoloso, non è una persona difficile caratterialmente come invece è stato il sindaco uscente, perché la maggior parte dei problemi che ha questa città sono dovuti al fatto che Orlando non ha sostanzialmente gestito mai il rapporto col Consiglio Comunale, per cui ha avuto il Consiglio Comunale soprattutto negli ultimi anni contro, per cui qualunque iniziativa si impantanava in Consiglio e molte cose proposte dall'amministrazione comunale poi si scontravano per ragioni ideali o per ragioni politiche con poi la complessità della tenuta dei rapporti in Consiglio Comunale. La Galla parte da questo punto di vista con una buona maggioranza e con un carattere che la porta naturalmente alla mediazione, alla sì. contributo, alla ricerca del contributo di tutti. Ugo, posso chiederti se c'è del buonismo o se finalmente riusciamo a stare tutti insieme a salvare questa città al di là delle casacche? Vai. No, guarda, bisogna fare però un po' di chiarezza, perché vai. Si può dire tutto il contrario di tutto, ma la politica fa delle scelte discrezionali, ovviamente all'interno di un quadro di rispetto delle regole. Allora, rispetto alle regole bisogna intanto fare chiarezza. Non è che, come ha detto l'onorevole Varchi, il comune dovrebbe dichiarare il dissesto oppure, secondo altri, dovrebbe fare il riequilibrio. La legge non è che prevede una facoltà. Se il comune ha le condizioni per andare in dissesto, deve essere dichiarato il dissesto. Se il comune ha le condizioni per andare in piano di riequilibrio, deve fare il piano di riequilibrio. Il piano di riequilibrio non è che viene accettato da Roma, presentato a Roma al governo. Il piano di riequilibrio viene accettato e quindi approvato dalla Corte dei Conti, che è un organo tecnico. E perché lo approva? Lo approva se i conti tornano. Se i conti non tornano, lo boccia. E allora io posso già anticipare con ragionevole certezza che il piano di riequilibrio che il Comune di Palermo ha presentato verrà bocciato, perché contiene in sé dati falsi, e a dire che sono dati falsi non è il consigliere Forello, ma lo ha già dichiarato il Ministero degli Interni. E allora cosa può fare oggi il sindaco che arriva? Dice giustamente Francesco Cascio, bisogna chiudersi con ragioniere generale in una stanza. In realtà quello che non va sul piano di riequilibrio è qual è la situazione reale dei conti. Il ragioniere generale l'ha scritto su centinaia e centinaia di relazioni,
non c'è nulla da scoprire. Il problema è che fino a ieri il ragioniere generale attestava una determinata cosa, il capo area del servizio tributi ne attestava un'altra, e poi il sindaco e il segretario generale hanno scritto sul piano di riequilibrio dati falsati, diversi rispetto a quelli. Questo ha fatto saltare il campo. Cioè, se si tratta di un problema, non c'è da perdere mesi nello scoprire cosa c'è nel comune di Palermo. Il buco del comune di Palermo è chiaro, è certificato. Il problema è che nel piano di riequilibrio, per fare rientrare i conti, è stato inserito un tasso della riscossione del 10% di aumento nel 2022, faccio un esempio, quando siamo almeno 8 in questo primo trimestre. Cioè c'è una forbice di 18 punti percentuali di falsità in questo caso. E quindi questo si traduce in un fondo del fondo credi dubbi esigibilità di un gap di 14, 15, 20 milioni di euro. È questo quello che non va. Allora, prima di parlare di andare col cappello in mano a chiedere l'elemosina a Roma, bisogna prima di tutto dimostrare, come è successo anche a Napoli. Napoli ha ottenuto 1 miliardo di euro non perché è andata col cappello in mano a Roma, ma perché prima aveva approvato un piano di riequilibrio che era stato riconosciuto dalla Corte dei Conti valido. Noi vorremmo saltare tutto questo, o almeno si vorrebbe tentare di saltare tutto questo per ottenere i soldi a Roma, che mai ci darà se prima noi non gli garantiamo che il nostro percorso è virtuoso. E come lo facciamo? E concludo. In questi 5 anni questa amministrazione comunale ha buttato 464 milioni di euro per spese direttamente collegate alla mala amministrazione. 125 milioni di euro per il buco delle partecipate, 181 milioni di euro per i debiti fuori bilancio, altri 150 milioni di euro perché si erano male valutati il fondo rischio contenziosi. Cioè, stiamo parlando di un disastro, stiamo parlando di una situazione che va ricostituita. Come? Ma un solo elemento in base al quale, perché io lo voglio precisare, noi ad Orlando non abbiamo mai fatto una opposizione pregiudiziale. Quando però abbiamo scoperto che Orlando in maniera sistematica passava le comunicazioni da dare al Consiglio Comunale, ovviamente sono saltati i fili. Non c'era un problema di opposizione con Orlando a prescindere da Fiori, e non ci sarà con la Galla. Se la Galla, il sindaco La Galla, inizierà a fare un'operazione di trasparenza e verità, il consigliere Forello, il mio gruppo, tutti i consiglieri comunali di buona volontà saranno assolutamente disponibili a collaborare. Ma se si inizia di nuovo a perpetuare quella che è la strada della mistificazione della realtà, per cui per anni si è detto il comune di Palermo è in ottimo stato di salute, quando già da 4 anni il ragioniere generale e la Corte dei Conti dicevano attenzione, state andando a sbattere contro il muro, e beh, allora non si può discutere sulla base di questi elementi. Si deve ricostituire una base di fiducia che era falsata. Allora, sì, Ugo, mi sento di dire che questa trasmissione che conduco da 20 anni serve anche a questo, a dare alla gente che ci segue da casa, e per grazie di Dio non sono poche, la percezione di quello che potrà essere il prossimo Consiglio Comunale. Chiedo alla dottoressa Albano, che peraltro ha esperienze importanti nella sua carriera, nella sua vita, se si è fatta un'idea rispetto a tutto questo e come la Nuova Democrazia Cristiana interverrà in questo nuovo Consiglio Comunale, per quanto in maggioranza. Prego. Come lei ha detto, io sono nuova, diciamo, alla politica, per cui sì, non posso che condividere, perché ho ascoltato il consigliere Forello per quanto ha detto. Mi dispiace, dico, non si dovrebbe rimbagliare il passato, ma bisognerebbe sbracciarsi per il futuro, perché io ritengo esperienze più negative, dalle esperienze più negative c'è sempre qualcosa che si può trarre di positivo, e non demonizzare, diciamo, sempre quello che è stato, perché poi gli errori li commetteremo tutti e prossimamente magari saremo noi additati per non avere fatto bene.
A mio avviso, dico, si dovrebbe fare una squadra sia con l'opposizione, a parte diciamo quella con la nostra coalizione del centrodestra, per cercare diciamo di raggiungere un obiettivo per la comunità di Palermo, sotto gli occhi di tutti come questa città è un disastro, quindi bisogna dare risposte, non quelle complesse ma quelle più semplici e quasi immediate, cominciando magari da quelle attività che sono a costo zero, come per esempio la presenza negli uffici del personale amministrativo. Io, anche per mia esperienza, telefono, non risponde mai nessuno al telefono, vado negli uffici, non c'è nessuno. Scusa Nuccia, che dici Carmelo? Perdonami, dottoressa Albano. Ha ragione la dottoressa Albano, perché noi abbiamo un problema di dissesto funzionale determinato da 2.400 dipendenti. Ma io parlo da cittadina, non da politica. Lo confermo da cittadino prima che da politico. Parte, diciamo, i disservizi sono determinati di questa amministrazione, per cui conosce benissimo i problemi. Io parlo da cittadina e mi lamento da cittadina per le cose che non vanno. C'è poco da fare, anche perché mi sento portatrice di lamentele da parte, diciamo, della nostra comunità. Le risposte bisogna darle, perché non possiamo consentire che i nostri bambini vivano nella spazzatura, anche nei quartieri residenziali, anche nel salotto buono della città, perché lo constatiamo tutte e non sono bugie. Per cui queste cose si devono fare subito. Allora, volevo completare la domanda. Prego. Per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, è un partito neonato, diciamo, anche se è un partito vecchio, ma con la stessa ideologia. Totò Cuffaro ci ha consentito, proprio col suo entusiasmo, con la sua passione, di fare una squadra e di poter portare anche noi i consiglieri comunali, dove noi cercheremo di dare un apporto positivo occupandoci della comunità, non di personalismi, non di beghe di partito. Grazie. Ugo, rispondi brevemente, quindi dandomi solo un nome, ma tu personalmente come consigliere comunale avresti preferito dialogare più con Miceli o con la Galla? Ma no, non ti rispondo a questa domanda. Devo dire che ti rispondo. Dai. La continuità con Orlando io la trovavo assolutamente inaccettabile. Se parli di Miceli. Miceli, candidato a sindaco, no? Miceli Carmelo. No, Miceli Carmelo ci parli, mi pare di capire che ti Miceli trovi Carmelo, d'accordo. Voglio dire. Tra l'altro abbiamo condiviso anche una certa critica al governo Orlando, diciamo, non sospetti. Quindi certamente allora, dal punto di vista ideologico siamo... Però mi hai risposto e sono contento. Il nostro Antonio Turco è andato in giro a chiedere cosa pensa la gente di Roberto La Galla e di questa nuova esperienza che lo vedrà protagonista da sindaco. Prego regia, ce lo vediamo. Mi aspetto che metta in ordine i conti dell'amministrazione di questa città. Questo è il futuro, me lo dirà. Come si comporterà nei confronti dei cittadini. No? Io non posso dire che sono contento di La Galla, non sono contento di La Galla. E secondo il suo operato potrò avere un giudizio nel futuro. No, ma né lui né nessuno, quindi da questo punto di vista non cambia. Suppongo che abbia tanta esperienza, non è certo l'ultimo arrivato. Quindi mi aspetto che veramente faccia qualcosa di buono. Che sia in grado di risolvere i problemi, perché capisco che non è facile fare il sindaco in una grossa città. L'ho votato e sono stato anche di supporto. Priorità sono l'immondizia, innanzitutto, perché è un biglietto da visita della città, poi le buche che ci sono, l'illuminazione. Specialmente la raccolta differenziata. Raccolta differenziata nel centro storico. Mi aspetto che almeno la via Papireto, che da più di 6 mesi che c'è un buco ed è chiuso al traffico e noi siamo lì ben incatenati, renda la città un pochino più vivibile di come era prima. Non lo conosciamo, però siamo fiduciosi, speriamo bene. È una città turistica come tante. Quindi renderla più attrattiva sicuramente per i turisti e soprattutto dare più possibilità ai giovani, perché per i giovani qui c'è veramente
poco, poche occasioni, poche possibilità. Che risolvevi un poco la città, perché i palermitani se lo meritano. E penso che lui veramente ami Palermo come l'amiamo noi palermitani, perché Palermo è bella, è un peccato però di suo, perché i turisti vengono da ogni parte del mondo e noi che facciamo? Ecco, questo è quello che ha raccolto il nostro Antonio Turco. C'è speranza, ho un dato che secondo me è fondamentale, al netto di quelli che non hanno votato, che so assai, anche troppo. La maggioranza. La maggioranza. No, però c'è un dato che questa gente ha un po' di speranza. Tantillo, senti, la dottoressa Albano faceva giustamente la riflessione legata al personale, ok? E si parla tanto di tanto personale come di Palermo, alcuni di questo è... come dire, non è full time, è come dire, insomma, giornate alterne e così via. C'è la possibilità che questo personale, secondo te, l'esperienza che hai, dai conti che conosci, può andare a lavorare, insomma, 8 ore al giorno e lavorare piuttosto che grattarsi la pancia? Guarda, io penso che prima bisogna recuperare, così come avevano il servizio, la fiducia dei cittadini e allo stesso tempo la fiducia dello stesso personale del Comune di Palermo, che non sono tanti, sono pochi, il personale ormai va in pensione, guarda che non è sostituito, non c'è una nuova assunzione come di Palermo negli ultimi 20 anni, questo lo posso certificare. Cioè Giulio, tu mi stai dicendo che c'è poca manodopera al Comune di Palermo, mancano manodopera di uffici, manca il personale. I dati ci dicono che il come Comune di Palermo, i dati ci dicono che nel settore tecnico c'è una carenza assurda. Basti pensare che tu hai un solo dirigente tecnico in una città con la vita città. Scusa, aspetta, c'è Miceli che dice una cosa importante. No, parlavamo delle progressioni di livello, il fatto che siano bloccate, il fatto che non ci sia la possibilità di avere nuovo personale tecnico, il fatto che non ci sia possibilità di aumentare le ore a quelle che già ci sono. La stessa progressione di livello, io in questo momento noi abbiamo una situazione che vive il personale e veramente alcuni sono realmente eroi, hanno degli interim che hanno 2-3 interim e più le persone se ne vanno in pensione aumentano gli interim. Ultimamente mi ha detto un dirigente che va in pensione proprio adesso, mi ha detto me ne vado perché ho già 3 interim, tra poco arriverà il quarto, quindi non è più possibile, dice, vivere in questo modo. I funzionari sono tutti sfiduciati, tutti vogliono essere trasferiti, c'è una situazione veramente paradossale all'interno della macchina del Comune di Palermo, quindi anche lì bisogna intervenire prima di tutto per dare fiducia al poter veramente lavorare in un ambiente completamente diverso. Io mi sento di dire che quando sento dire molti non lavorano, mi sento di dire che in questo momento c'è molta sfiducia nei confronti delle istituzioni e bisogna anche, quella alla domanda che faceva il Minutella, c'è ancora tanto personale che porta a casa appena appena 1.000 euro perché le ore non sono state ancora completate. Quindi io dico che prima di parlare di nuovo personale, di qual è, bisogna dare dignità a queste persone. Quindi una delle prime cose... 22 milioni di euro, un emendamento lo firmiamo tutti. Che prima di parlare di dare dignità a queste persone... Miceli ha già una proposta, prego Carmelo, che dicevi? Emendamento condiviso da tutte le forze politiche da presentare in finanziaria, 22 milioni di euro e portiamo le ore a 36. Lo dico dall'intera campagna elettorale, firmiamolo tutti. Mi auguro che lo firmi pure Fratelli d'Italia e che voti la finanziaria pure Fratelli d'Italia. Forello che dice? Sentiamo Ugo. No, io dico che si crea qui un precedente, secondo me non verrebbe mai accettato e la ragioneria verrebbe parere negativo. Ma il problema io è parlo che parlo di un emendamento governativo, cioè parlamentare. E lo so, è proprio per questo il problema. Il problema è che Palermo sarebbe l'unica città d'Italia che si fa pagare l'aumento delle ore, quindi parte dei dipendenti in maniera duratura dal governo, dallo Stato per 22 milioni di euro. Cioè il problema è di struttura. Se noi non risolviamo i problemi di bilancio, non potremmo comunque sistemare la macchina comunale, che tra l'altro non dipende solo dall'aumento delle ore. Però le somme una tantum straordinarie, ma se legate al se posso delle volte addirittura, ma legate alla dal 9, non vi accavallate, Ugo, per favore, non vi accavallate. No, lo dico, le somme una tantum delle volte paradossalmente sono pericolose perché non solo non risolvono il problema, ma danno ulteriore precarietà al sistema. Io ricordo a tutti, tra l'altro, che Palermo non ha solo un problema di aumento delle ore, che secondo me l'aumento dovrebbe essere
tutti, ma dovrebbe essere fatto soprattutto per le categorie B, C e D. Per le categorie A lo farei all'ultimo, perché sono quelle che di cui abbiamo meno bisogno. Io vi invito a entrare in tutti gli uffici comunali, e l'unica cosa che non mancano sono portieri, guardiani e soggetti che stazionano là. Detto questo, però, io vi ricordo che Palermo è scesa sotto i 5.000 dipendenti, mentre dovrebbe avere una media di 7.000 dipendenti. Di questi 5.000, 2.200 sono part-time. Cioè, stiamo parlando di una situazione che è disastrosa. Se non riusciamo, le somme del turnover le abbiamo buttate, avevamo 30 milioni di euro in questi anni di somme di turnover, che perché non abbiamo chiuso i bilanci sono state bruciate, potevano invece essere utilizzate proprio per l'aumento delle ore, per il piano assunzioni. L'unica notizia positiva, sindaco Giulio, è il fatto che si potrà dotare subito dei nuovi dirigenti dell'area tecnica, perché il concorso, che è durato 5 anni nel 2017 per 11 dirigenti tecnici, è concluso. È stata fatta la graduatoria, sono stati, tra l'altro, mi sembra che 8 di questi 11 sono esterni, e quindi saranno nuove forze lavoro e non progressioni da parte dei funzionari. Questa è l'unica notizia buona. Ma io sono per la soluzione dei problemi nel medio e lungo periodo, non soluzioni tampone che poi creano ulteriore precarietà. Francesco Cascio, senti, cioè, la situazione è abbassata, però c'è un dato che oggi ci stiamo parlando tutti con serenità, con tranquillità, ci si trova d'accordo sui temi che devono essere lavorati. Da vice sindaco questo è più facile. È più facile cosa? Il fatto che ci si parli. Io non vedo nulla di facile. No, però, no, il fatto che comunque ci si parli. Diciamo che il fatto che si sia, diciamo, voltato pagina è chiaramente un fatto positivo. Cioè, sì. Andando via Orlando si è chiusa indubbiamente un'era. Adesso chi arriverà apre una pagina nuova, ed è utile per tutti, a cominciare dai cittadini, che questa pagina nuova si apra all'insegna della collegialità. Io ovviamente quando parlo Ugo Forello mi tolgo il cappello, nel senso che, essendo stato in questi ultimi anni molto impegnato in consiglio comunale, così come Giulio Tantino da 20 anni, diciamo, io da loro apprendo notizie che, non avendo partecipato alla vita di questa amministrazione, non conosco. Da cittadino, avendo fatto non avendo fatto politica negli ultimi 6 anni, mi rendo conto che la situazione è veramente complessa. Quindi, secondo me, la nuova amministrazione attiva dovrà prendere spunto dalle criticità che verranno e dalle soluzioni che verranno sollecitate anche dal Consiglio Comunale. Cioè, utilizzando, tra virgolette, l'esperienza e la buona fede dei consiglieri comunali anziani, cioè uscenti, per acquisire le informazioni che servono proprio a mettere a punto una strategia, una doppia strategia, una strategia che possa affrontare i problemi nell'immediato. Perché è giusto, come dice Ugo Forello, che io lui tende a individuare le situazioni nel medio e lungo periodo, giusto, corretto, ma abbiamo delle emergenze che dobbiamo tappare, che dobbiamo immediatamente cercare di colmare, per cui bisogna lavorare con due strumenti contemporaneamente, uno per l'emergenza e uno per la programmazione medio e lungo termine. Senti, tu sei un medico, no? E allora ti dico, i parametri vitali di questa città sono devastanti, no? Scarsa saturazione. Ma io pensavo a Lucio Albano, che è medico legale. Lo so, che è medico legale. Adesso arriviamo dopo. È perfetta. No, dico, perfetta. Io non l'ho mai tirata in ballo. Io eviterei di passare alla mano del medico legale. Allora aspetta, la domanda che ti faccio è questa, per giocare poi vado alla dottoressa Alba. Ecco, un farmaco subito da dare per farla ripigliare, quale potrebbe essere? L'ossigeno, ci vuole l'ossigeno. Ossigeno. Dottoressa Albano, Palermo è perché se, no, scusa, perché se diamo per scontato che è terminale o che è già morta, non c'è farmaco. Cioè è terminale. Terminale. Un'intubazione, Allora intubata e iperventilata, diciamo così. Ci sono persone, noto che ci sono persone molto competenti in questa amministrazione che hanno veramente tanta buona volontà. Io ho ascoltato con molto interesse il dottore Forello, anche il dottore Tantillo e ritengo anche il dottore Miceli. Ritengo che se si espungono quelli che sono gli interessi di partiti, tutti insieme con una bella squadra dobbiamo lavorare per Palermo, appunto come diceva il dottore Cascio. Cominciamo dai problemi più semplici, programmiamo quelli a lungo termine. Cioè, la comunità lo aspetta, lo merita,
solo così possiamo fare tornare alle urne tutti i disertori di domenica. Beh, sì, io sono convinto, ve lo dico, che Palermo necessitava di voltare pagina. Chi segue Casa Minutella si sarà accorto che dopo un certo periodo di tempo il sindaco, l'uscente, il dottore, il professore Leonardo Orlando non è più stato nostro ospite, non perché noi non l'abbiamo più invitato, anzi, noi l'abbiamo invitato, ma ha ritenuto opportuno non parlare più, almeno con il sottoscritto. Però ce ne siamo fatti una ragione, adesso cominceremo a dialogare con la Palermo che verrà. E allora, prima di lasciarvi, chiedo a Miceli, oggi ti ho sentito alla radio e sei incazzato col PD, sei molto arrabbiato col tuo partito. Ma io diciamo non sono abituato a perdere, non mi piace perdere, quando si perde pretendo le analisi, pretendo i chiarimenti, io voglio vincere le regionali e se non analizzo la sconfitta, il perché della sconfitta sulle amministrative, il perché delle mie divisioni con Ugo Forello, il perché delle mie divisioni con Barbera, il perché della divisione con tanti soggetti che probabilmente fanno parte della maggioranza e la Galla e che si troveranno a votare provvedimenti in Parlamento con me e che invece troveranno voti contrari da parte di Fratelli d'Italia e talvolta anche della Lega, il perché non si sia potuto creare qualcosa di diverso, io lo avevo segnalato prima, l'errore di una chiusura ideologica a sinistra, non perché io non sia di sinistra, ma perché ritengo che questa città abbia dimostrato di non essere maggioritariamente di sinistra, questa regione dimostra di non essere maggioritariamente di sinistra e la piattaforma politica che abbiamo offerto era evidentemente insufficiente. Peraltro tutto questo è accaduto con una decisione a maggioranza, cioè chi dirigeva il partito non ha deciso di ascoltare le nostre segnalazioni, le mie segnalazioni, io credo di non avere fatto mai mistero, dalle critiche a Orlando alla necessità di aprire ai moderati, agli autonomisti, ai riformisti, a Più Europa, a Calenda, non ho mai fatto mistero di questo. Qualcuno ha detto no, e però quel qualcuno che ha detto no, un minuto dopo deve essere conseguente con quello, con la sua scelta. Forza Italia, Francesco, si attesta tra insieme al PD il partito più votato. Sì. Devo dire, noi ci attendevamo questo risultato. Diciamo, noi in tutti i pronostici che abbiamo fatto durante la campagna elettorale ritenevamo di essere intorno al 12%, in effetti così è stato. Ma pensavamo, abbiamo temuto di essere il secondo partito della coalizione perché immaginavamo che Fratelli d'Italia, contenendo all'interno delle loro liste, delle proprie liste, altri due soggetti politici, cioè Diventerà Bellissima e Attiva Sicilia, avrebbe prevalso come numeri di voti in termini. Anche vero, per Forza Italia ingobbava i candidati di Tamaio. No, non ingobbava i candidati di Tamaio. Tamaio con i suoi uomini sono transitati in Forza Italia, quindi non è, diciamo, un'adesione tecnica. Loro fanno parte ormai organicamente del partito, sì, non è un'adesione tecnica. Sì, loro fanno parte del gruppo consiliare di Forza Italia, così come Edi Tamaio aderisce al gruppo parlamentare in assemblea di Forza Italia. Non è un'adesione tecnica. Sì. Come credo l'adesione di Ugo Forello al partito Azione, se non ho capito male. Quindi è un transito di una lista civica che aderisce a un partito politico nazionale, per cui Forza Italia ha raggiunto il risultato che ci aspettavamo. Brindiamo al fatto di essere tornati dopo tanti anni il primo partito, comunque a percentuali altissime, grazie al lavoro di Giulio e di tutti quelli Carmelo ci tiene a dire che diciamo che sono 600 voti di differenza, vabbè, buttali via, sono 600 voti, 600 voti, sono 600 voti il primo della coalizione di centrodestra, ecco, allora diciamo così. Devo chiudere, non prima però di avere chiesto ad ognuno di voi che farete la Palermo che verrà, la dottoressa Albano da outsider con la Nuova Democrazia Cristiana, in quanto donna peraltro, e non me ne vogliono gli uomini, ma è molto più sensibile. Io ho a cuore un tema da cintura nera di catechismo e per quanto mi riguarda la vera come dire, vita di una città, per quanto simolo quello che sto per dire, è nel rispetto dei cari defunti. Io non oso immaginare come potrei reagire io se mio padre avesse la bara lì. Ancora gode di buona vita, per quanto anziano. E allora vi chiedo veramente con il cuore, risolvete subito questo problema. Cioè ve lo dovete mettere proprio in testa come proprio la prima cosa da fare. Date degna sepoltura a questa gente. Cioè noi abbiamo raccontato su blog
di una signora che è andata a cercare la bara della sorella e non l'ha più trovata, cioè è persa, si pidio, capito? Cioè, siamo arrivati a questo. Vi prego, Ugo, Giulio, Francesco, Carmelo, Nuccia, con la Nuova Democrazia che sia, salvate le bare, sembra il salvate il soldato Ryan. È allucinante, è allucinante, ve lo chiedo con il cuore, a nome di questa città, siete stati rinnovati, insomma alcuni di voi sono nuovi, Carmelo è nuovo, Francesco arriverà da vice sindaco, ve lo chiedo con tutto il cuore, portate una degna sepoltura a queste bare e abbiate anche il rispetto di chi non vuole essere cremato, perché ho sentito di gente che dice ma noi possiamo cremare, per quanto il forno non funziona più neanche da chissà quanto tempo. Quindi veramente ve lo chiedo con il cuore, prendiamoci Palermo sulle spalle, anche noi che facciamo questo mestiere della comunicazione, mettiamoci Palermo sulle spalle, senza interessi, senza alcuna divisione, anche noi che facciamo questo mestiere con le varie testate giornalistiche, mettiamoci Palermo sulle spalle e proviamo a salvarla. Grazie a Nuccia Albano, Nuova Democrazia Cristiana, grazie, buon lavoro, grazie a voi, grazie per aver accolto l'invito, grazie a Giulio Tantillo che festeggerà 25 anni di matrimonio col Comune di Palermo. Farai una festa, Giulio? La faremo. Va bene, è che la verità peraltro è che io non voterò più, sarò vecchio decrepito e lui sarà ancora lì al Consiglio Comunale a dire la sua, io ne sono sicuro di questo. Lunedì la farà il partito questa festa. Va bene, giusto, bisogna anche festeggiare. Grazie a Ugo Forello, che trovo sempre intellettualmente onesto al di là dell'appartenenza. Posso dire solo una cosa? Tutto quello che vuoi. Questa amministrazione attiva e questo sindaco ora hanno una occasione straordinaria, perché la legge prevede che la Corte dei Conti non possa esprimersi sul piano di riequilibrio entro i 60 giorni dalla relazione del sindaco, perché può modificare il piano. Io chiedo al sindaco La Galla e alle forze di maggioranza, sediamoci tutti insieme, rivediamo questo piano davvero in maniera partecipata, facendo chiarezza, e cerchiamo di correggere gli errori che sono stati commessi, così se avremo un piano approvato alla Corte dei Conti, Palermo avrà una seconda possibilità. Esatto, e questo è lo così, spirito che ci piace. Carmelo, che vuoi dire prima di chiudere? No, nulla, auguro il meglio alla città e ai cittadini. Spero che lo spirito che di oggi non sia uno spirito festivo post, diciamo, sbornia elettiva, ma che sia lo spirito con cui sapremo affrontare questi 5 anni. C'è un rapporto d'amicizia che mi lega a Francesco Cascio da tantissimi anni, al netto delle esperienze politiche o meno, e conosco bene la sua storia. Peraltro devo dirti complimenti, perché altri al tuo posto avrebbero mollato dopo tutte le faccende giudiziarie dalla quale te sei uscito in maniera straordinaria. Per cui spero e mi auguro che La Galla ti scelga come vice sindaco, perché ho visto oggi in te una persona che ha ascoltato tutti, e quando uno di Forza Italia dice ad uno che di fatto è all'opposizione, quando parla lui mi tolgo il cappello, è la dimostrazione che può fare il vice sindaco potendo ascoltare tutti quanti, e quindi questa cosa mi è piaciuta. Buon lavoro a tutti, forza Palermo, viva Santa Rosalia, grazie, dateci dentro col festino, viva Minutella, no, io non faccio niente.